una vita. Marzo, Cayetana uccide Ursula. Anticipazioni: una vita, uno sconvolgente colpo di scena potrebbe abbattersi su Calle a Caccias 38. Una vita continua a essere una delle soap di maggior successo. Nei giorni scorsi, la serie ambientata ad Caccias 38 ha risfondato il muro dei 3 milioni di telespettatori e il 19% di share. Un grandissimo risultato di pubblico, che conferma l'affetto del pubblico italiano verso le storie di Cayetana, Teresa e Mauro. In questi giorni l'attenzione verso le puntate di Una vita è massima, dato che al centro delle storie c'è la terribile rapina a casa della famiglia Valverde, che ha visto all'opera Julio Cruz e i suoi figli. Durante l'atto criminale, molti degli abitanti del paese verranno presi in ostaggio e anche Teresa rischierà seriamente la vita. Insomma, le emozioni non mancheranno affatto, ma durante il mese di marzo ne accadranno di tutti i colori. Leggiamo insieme tutti i dettagli in merito. Natale da Caccias 38. Le anticipazioni di Una vita ci informano del fatto che grande spazio nelle puntate di marzo di Una vita sarà dato al personaggio di Cayetana Sotelo Ruiz. Infatti, la donna continuerà a far credere a tutti gli abitanti del famoso quartiere di essere pazza e si ritroverà ad avere a che fare, nuovamente, con Ursula. Infatti, quest'ultima cercherà in tutti i modi di usurpare Teresa dal patronato della Serna, provocando un incidente drammatico durante la festa di Natale. Teresa verrà accusata di negligenza e inquisita dalla legge, rischiando di perdere la guida della fondazione. A questo punto, la discenta cercherà di prendere il potere e sarà a questo punto che avverrà un clamoroso colpo di scena. Cayetana si farà accompagnare dalla madre in una riunione, che si sta svolgendo nella sartoria di Susana, e minaccerà di uccidere Ursula con delle forbici. Lo farà? Nel frattempo, come dicevamo, ad Caccias 38 arriverà il Natale, che sarà foriero di novità per tutti i protagonisti. Infatti, dopo il tradimento da parte del marito, la dolce Celia deciderà di passare le festività insieme ai fratelli Bengoa, e sarà proprio in questa occasione che la donna potrebbe avvicinarsi pericolosamente a Cruz. Concludiamo le anticipazioni di Una vita parlandovi di Teresa e Mauro. La ragazza sarà contesa da Fernando e dal poliziotto e potrebbe prendere la decisione definitiva nel corso delle puntate di marzo. Il timore di perdere Mauro la porterà ad esplorare nuovamente i suoi sentimenti, ma gli ostacoli per la dolce maestra saranno sempre moltissimi e si ritroverà presto ad essere nelle mire pericolose di colei che ora sta fingendo di essere la sua migliore amica.